La tana di Zarok. Che paura. Oh, sei tu! veramente non pensavamo che arrivassi così avanti. Non mi ero scritto niente. Aspetta un attimo. Ecco. Il tuo incontro finale! Uffa, scusa, sono teso. Il tuo incontro finale! Così va meglio. Con Zarok ti attende oltre questa soglia! Si è circondato di guardie del corpo in natura! Non ci sono mai piaciuti quelli lì. Ma puoi ancora portarti in pari, evocando la potente magia della pietra di Anubi! Buona fortuna, Daniel Fortescue! Ah, senti, questo è quanto, eh? Ora vai, e muori piano! Stiamo cercando di leggere qui. Ora ci siamo! Questo è scontro finale! Finalmente puoi dimostrarti vero guerriero! Sii audace, Sir Fortescue! E ricorda, noi a tutti i pezzi di pietra di Anubi! Oh, se sembra che noi perde, non fare te colpire in testa! Io ho appena finito di sistemare mobili! Sir Fortescue, mia vecchia nemesi! E così ci incontriamo di nuovo! Vedo che passare un secolo a marcire non ha giovato alla tua ingenua ossessione di liberare Gallomir. Ricordi il mio campione? Il defunto Lord Cardock? Ma indovina un po'. È tornato! E dice che non vede l'ora di colpirti nell'altro occhio! Sai, per amor dei vecchi tempi. E mentre Lord K si prepara per la rivincita, ha mandato un po' di soldati. Tanto per non farti annoiare. Ah!
Schiva il suo attacco! Lui perderà sua calma! Cosa? Tu osi sconfiggere Lord Cardock? Oh beh, almeno non dovrò più pulirgli la stalla. Ma ovviamente, Fortescue, dovrai comunque morire. Pronti all'attacco, miei magnifici Fazgul? Curiosità. Non tutti sanno che i Fazgul sono immuni alle armi dei mortali. È davvero affascinante. Perciò se non hai nascosto da qualche parte un coltellino spettrale o il fantasma di una palla da biliardo in una calza, la battaglia sarà corta. Addio, Fortescue. Ok, è ora di riunire Pietra di Anubi! Cos'è quella? La Pietra di Anubi? Oh, ci sarà da divertirsi! Fortescue, cosa spera di fare un rozzo bifolco come te con la sacra pietra? Alcuni dei più dotti maghi della storia sono giunti alla pazzia cercando di decifrarne i misteri! Ma non voglio spegnere il tuo ottimismo, Lord Capitano della Real Squadra di Crockett! Per l'onore di Gallomir! Periferia compresa! Usa Pietra di Anubi per tenere in forza le tue truppe! Oh!
Fortescue, Forti Baby. Sei proprio pieno di sorprese. Chi poteva prevedere che la mia orda di Fazgul fosse battuta da un burino andato a male e dalla sua putrida armata? Ma con la roba strisciante come te la cavi, Fortescue? Sarai affezionato ai vermi? Ci hai dormito assieme per un secolo? Ma i serpenti? Ti fanno paura? I serpenti grossi? Ti piacciono forse? Che ne dici di enormi serpenti mostruosi, forti? Che cosa ne dici? Oh, sarei un serpente! Ti piacerebbe vedere quanto posso essere velenosa! Fisci in bocca! Penso che a lui non piace! Sua bocca! Sua bocca! Dai, colpisci sua bocca! Colpisci sua bocca! Dan, è punto delicato!
Maledetto Fortescue! Sii maledetto! Dunque, siamo a questo. Infine vengo sconfitto, dolorosamente, ignominiosamente, soprattutto dolorosamente. Ma se muoio io, tutti periranno con me. Non sono diventato l'incarnazione del male senza rispetto per le tradizioni. Sei finito, Fortescue. Non lascerai mai questo luogo. No, sì, questa sì che era una risata diabolica. Finalmente, libertà! E così, Sir Daniel Fortescue si guadagnò finalmente un posto nella sala degli eroi. Sulla destra, dopo quello che sembra un cavallo, e ha uno strano accento. E Gallomir? La bella Gallomir venne liberata dal giogo del male. Il sole brillava di nuovo nel cielo. I bambini saltellavano e le anatre nuotavano tranquille nel laghetto. Zarok, perfido, maligno e malvagio più di ogni altro, era stato sconfitto. E questa volta non avrebbe più fatto ritorno, sempre che non facciano un sequel.